Luigi Fusco, presidente dell'Associazione Produttori del Frascati. La situazione descritta nel convegno non è rosea, è così drammatica come sembra? Allora, devo dire di sì, nel senso che il Frascati negli ultimi 3 anni ha avuto un arresto terribile dovuto al fatto che i produttori non sono stati ricompensati col prezzo del lavoro del lavoro che fanno nella vigna. Più del 30% delle vigne sono state abbandonate negli ultimi 3 anni, questo è gravissimo. Però ci sono anche segnali positivi, molti giovani, molte piccole aziende hanno investito e stanno investendo per tenere vantaggio del Frascati DOC, passaggio del Frascati DOC a DOC G, e sono pronti a organizzare. Per esempio, faccio parte di una cooperativa di 15 produttori che ha antiche terre tuscolane, che ha lanciato un nuovo vino, quindi ha rischiato il proprio, ha messo in piedi la filiera corta, e questo vino oggi si vende a Roma, ha cominciato un suo percorso preso per esempio dalla guida dell'Espresso come miglior Frascati negli ultimi 2 anni, parliamo di qualità prezzo, e sicuramente sono segnali positivi. Ci sono progetti in cui dobbiamo partecipare tutti insieme, così come è stato dato al consegno. Quello che in effetti manca, e che un po' è la colpa, diciamo, di tutti quanti, anche dei produttori, è la mancanza di voler rischiare insieme, e diciamo, perché solo cooperando si riesce a superare la crisi in cui siamo.